From the start, it became clear that this wouldn't be a typical meeting at the Vatican. The MCs were two children who sang "We Are the World" while 7,000 cheering kids waited for the Pope. As he entered Paul VI Hall, there were plenty of cries, cheers, colors, and gifts. The Pope greeted the liberal Italian politician Emma Bonino, who has cancer, with this gesture. Children then threw out a question that really got the meeting started. Vuoi lavorare con noi nella fabbrica della pace? Noi saremo sempre con te. Adesso sei pronto. Benvenuto nella fabbrica della pace. And so the Pope became a peacemaker that way. Several children then asked him a total of 13 questions. Chi alzi la mano? Chi mai ha litigato con un fratello o con qualcuno della famiglia? Mai? Mai? L'importante è fare la pace. Sì, litighiamo, ma non finire la giornata senza fare la pace. La pace e non è un prodotto industriale. La pace è un prodotto artigianale. Si costruisce ogni giorno con il nostro lavoro, con la nostra vita, con il nostro amore. A girl then shyly asked if there would always be some people who try to prevent peace. She also asked why the powerful did not do more to build peace. Io tante volte vorrei un po' di tranquillità, di riposarmi un po' di più, quello è vero. Ma stare con la gente non toglie la pace. Sì, c'è il chiasso, il rumore, si muove. Alcuni potenti guadagnano la vita con la fabbrica delle armi e per questo tanta gente non vuole la pace. Si guadagna di più con la guerra. There is no answer to the suffering of children, the Pope said, but work can be done to alleviate their suffering. He added that peace building is necessary to teach the importance of respect and justice. He even made them repeat this sentence 3 times. Dove non c'è la giustizia, non c'è la pace. Tutti. Dove non c'è la giustizia. Un po' più forte. Dove non c'è la giustizia. Più forti i bambini. Ecco, imparate bene questo. Later, several children came to deliver gifts and asked the Pope to bless their valuables. One child brought his soccer goalie gloves. Before leaving, Pope Francis met with some of the children who were most ill. The Peace Factory Foundation brings together institutions, media, church organizations, and NGOs to promote peace.